Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò di nuovo di un'altra bici elettrica a pedalata assistita. Vi ho già presentato la IMO ZB20 della Xiaomi, oggi vi presenterò la Z20. Quali sono le differenze fra queste due bici? Quella è una bici FAT con delle sospensioni sulla parte frontale, queste vi cambiano le ruote, non sono FAT, non abbiamo le sospensioni ed è più destinata ad un utilizzo cittadino. In tanti nei commenti sotto a quel video mi avete chiesto proprio una bici di questo tipo e questa potrebbe essere la bici ideale. Anche questa è pieghevole e anche questa omologata per essere utilizzata tranquillamente nelle strade italiane. Oggi vi farò un video nel quale farò alcuni giri, la metterò per bene alla prova. In realtà già l'ho provata, ho fatto più di 100 km, quindi avendola utilizzata un bel po' posso parlarvi di questa bici e dirvi come si comporta sia in ambito cittadino che, come sapete, nelle mie città con le strade che ci ritroviamo, anche in condizioni poco vantaggiose per una bici di questo tipo. E comunque si è comportata bene, può sostenere, o meglio dovrebbe sostenere al massimo 100 kg, ma io supero i 120 kg, non so se si vede la muscolatura abbondante e supporta perfettamente il mio peso. Ovviamente questo richiede un consumo maggiore di batteria e la batteria infatti permette un'autonomia di circa 80 km. In realtà sono riuscito a farcene una cinquantina, però poi ho controllato bene le caratteristiche tecniche e effettivamente in modalità massima, quindi con l'assistenza più elevata, dichiarano proprio 50 km, quindi rientriamo nel range dichiarato. Ma ora guardiamo l'unboxing, così poi posso parlarvi di qualche altra caratteristica. Innanzitutto arriva tutto ben protetto, questo è il sellino. E questi sono i pedali, alcune parti sono da montare. Come per la ZB20, sulla base del tubo del sellino troviamo anche la pompa per poter gonfiare i pneumatici, molto comodo. Carica batterie. La bici già ripiegata. Due coppie di parafanghi, due in plastica e due in metallo. Due hanno un aspetto un po' più sportivo, due invece un aspetto un poco più classico, e ovviamente anche i sostegni per poterli montare. Posiziono provvisoriamente il manubrio. Il sellino va semplicemente infilato in questo alloggiamento, dopodiché va ripiegata questa levetta. Nei due pedali troviamo un adesivo R ed L, quindi destra e sinistra. Questi pedali hanno una funzione particolare, la bici è pieghevole, quindi è possibile ripiegare sia il telaio, il manubrio e ovviamente anche i pedali. Basterà semplicemente spingerli verso l'interno, ruotarli in questo modo, sia uno che l'altro, è possibile ripiegarli per occupare meno spazio. Per poterli rimettere in posizione normale basterà semplicemente spingerli. Regoliamo la posizione. Stringete in modo omogeneo sia il primo che il secondo dado, non accanitevi solo su uno, altrimenti non verrà stretto in modo proporzionato. Ovviamente poi sarà tutto da regolare in base alla nostra impostazione di guida. E ora stringiamo per bene il manubrio. Basterà aprire quindi questa levetta, reclinare il manubrio dopo aver deciso però ed impostato la posizione corretta, quindi con il manubrio perfettamente allineato con la ruota. Verifichiamo se è tutto perfettamente allineato. Ok, adesso posso stringere. Questa chiusura deve rimanere perfettamente ferma. Nel caso in cui avesse un poco di gioco, è possibile agire su una vite posizionata sulla parte alta che ci permette di regolare quanta tensione debba avere questa chiusura a scatto una volta che la blocchiamo. Ok, quindi come avete visto dall'unboxing, la bicicletta arriva in una grande scatola, ben protetta, facilissima da montare, ci vogliono davvero 5-10 minuti ed è già pronta per poter essere utilizzata. Vi ricordo però, prima di utilizzarla per la prima volta, ricaricate la batteria al massimo. Si tratta di una batteria da 10 ampere ora da 36 volt, che
che va ricaricata sia all'interno del tubo centrale, oppure si può portare anche in casa perché si può separare e quindi si può ricaricare comodamente. Se non abbiamo una presa in garage, insomma, non abbiamo possibilità di ricaricarla dove parcheggiamo la bici. Essendo omologato, ovviamente deve rispettare delle caratteristiche particolari, quindi non può superare i 25 km/h. Possiamo gestire la velocità massima raggiungibile tramite l'assistenza del motore nella ruota posteriore da 250 W, ma ovviamente pedalando possiamo superare 25 km/h. È dotata anche di un faro nella parte frontale e di un fanalino nella parte posteriore. Il faro anteriore si accende premendo e mantenendo premuto il tastino più del pannello di controllo, e per spegnerlo bisognerà fare la stessa operazione. Invece, per quanto riguarda il fanalino nella parte posteriore, andrà acceso da un tasto posto nella parte bassa. I freni sono a disco, sia quello anteriore che quello posteriore, sono 260 mm e hanno un funzionamento meccanico, quindi c'è il classico filo in acciaio. È dotata anche di un cambio Shimano a 6 rapporti che finora ha funzionato benissimo. Il cambio è fluido, silenzioso, quindi anche se non è il migliore cambio per bicicletta, comunque si è dimostrato funzionante, effettivamente un buon cambio. Sulle ruote, che sono a raggi, sono posizionati anche dei catarifrangenti. È un catarifrangente posizionato anche sotto al faro anteriore, ma lo troviamo pure nei pedali, e il fanalino posteriore, se non acceso, comunque ha una funzione rifrangente. La posizione di guida è comoda, il sellino non è proprio comodissimo, non è molto imbattito, ha comunque la protezione per la prostata. Avrei preferito un sellino un pochettino più morbido, un po' più comodo, sarà anche per il peso, però non l'ho trovato comodo come per esempio quello della ZB20, che è molto più imbottito. Comunque nulla da ridire, effettivamente non è un sellino scomodo, però ne ho provati di più comodi. Questo è il tubo, come vi ho fatto vedere all'interno c'è anche la pompa per poter gonfiare gli pneumatici, ed è possibile regolarlo con un range molto ampio. Pensate, io sono alto 1,97 m e riesco a utilizzarla senza nessuna difficoltà. Il manubrio invece non è regolabile. Su questa bici la pedalata assistita interviene in modo fluido. Passando dalla ZB Max a questa, ho avuto all'inizio l'impressione che non intervenisse, invece gradualmente ci accompagna nella pedalata, e lo trovo effettivamente più comodo rispetto all'altra, perché su quella, come vi avevo detto, c'era questo intervento improvviso che, per chi non è abituato soprattutto, può dare un attimo di disagio, almeno le prime volte. Invece su questa, già dalla prima volta, sembra di averla sempre utilizzata, perché ripeto, l'intervento è graduale. Quello che cambia poi, variando il tipo di assistenza, è la velocità finale e la coppia quando è necessario, per esempio sulle salite. E sulle salite, anche su quelle un pochettino più sterrate, effettivamente la bicicletta è andata molto bene. Vedrete poi nel video in cui la provo che la bici si comporta bene in qualunque situazione. Certo, non è una bici per andare nei boschi, non è una bici per fare un po' di fuoristrada, comunque percorsi estremi, ci mancherebbe, è una bici da città, infatti è priva pure di sospensioni sia davanti che dietro, però riesce ad affrontare anche percorsi che non sono esattamente piste ciclabili. Ovviamente assorbiremo tutti i colpi delle buche nelle braccia, nelle gambe e nel sellino. Nella parte centrale, in questa scatolina di colore nero, c'è la centralina che poi va a comandare un po' tutto. L'assistenza alla pedalata si interrompe automaticamente quando noi interromperemo di pedalare, farà forse 1 o 2 metri, dopodiché interrompe e ricomincerà quando inizieremo nuovamente a pedalare. La stessa cosa quando premeremo il freno. Una volta premuto, l'assistenza si interromperà anche se noi stiamo pedalando, perché ci sono dei sensori che comunicano alla centralina che stiamo rallentando, quindi non è più necessario spingere sulle ruote. Il telaio su questa versione ha un grigio metallizzato, un grigio antracite, un colore particolare molto bello, identico a quello della ZB20, ma viene venduta anche color sabbia, altro colore davvero interessante, ma io preferivo questo colore. Sul telaio abbiamo anche un'etichetta che conferma la certificazione, infatti c'è il marchio CE e tutte le caratteristiche più importanti riguardanti sia il motore che la potenza della batteria. La bici pesa 22 kg circa, ovviamente completa di batteria. Il telaio comunque è molto rifinito, sia per quanto riguarda la verniciatura, come dicevo poco fa, che per quanto riguarda le saldature, davvero eseguite molto bene. Il sistema per poterlo piegare è semplicissimo, come vi ho fatto vedere durante l'unboxing: basta aprire delle levette, una volta ripiegata è possibile trasportarla con comodità. Pensate che sono riuscito a infilarla all'interno della mia Toyota Ego nel posto passeggero anteriore, c'è entrata perfettamente. Il modello ZB20 è un pochettino più grande, le ruote sono più grandi, c'erano i parafanghi, quindi non è stato semplicissimo come è stato con questa. Sono riuscito a trasportare anche quella, ma questa è stata davvero di una semplicità disarmante. Si mette sul sedile o nel bagagliaio come qualunque altro oggetto nato per essere trasportato appunto nell'automobile. E allora ragazzi, fatta questa anteprima su questa bicicletta, non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video nel quale me la vedrete utilizzare. Vi parlerò poi di qualche altra caratteristica che riguarda proprio l'utilizzo. Intanto oggi volevo farvela conoscere, comunicarvi che a breve vedrete questo video
completo e potrete conoscere questa bici in modo molto più approfondito. Non mi rimane che ringraziarvi appunto di aver visto questo video, invitarvi ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia, cliccate sulla campanella che trovate laggiù, così attiverete anche le notifiche e rimarrete aggiornati per tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto.